La seguente è una guida amatoriale di un videogioco. I contenuti audio e video sono utilizzati a scopo informativo. Questo video non intende fungere da sostituto al contenuto originale. Andiamo, ora o mai più! I razziatori hanno anche il supporto aereo! Liara, ma sei sempre a terra! Abbiamo bisogno di quel pilota! Tieni giù la testa e dacci dentro! Talon 5 di nuovo in posizione! Diamoci dentro! Come cazzo faccio?! Chiara! Oh cazzo! Troppo vicino, troppo vicino. Snow! Ora o mai più. Crepa! E uno. Slow! Non funziona. Sono nei guai! Gli scudi sono stati danneggiati! Oh no! Talon 5! Sto andando giù! E anche il supporto aereo se ne va. Già, Victor, anche lui va al tappeto. E anche Liara, ovviamente. Sveglia, non dormiamo, avanti! Tanti segreti. Dobbiamo fare in modo che non vada. Sembra che siamo allo scoperto. Entriamo, forza. Lasciami dare un'occhiata. Si tratta di una codifica militare, ma penso di riuscire a violarla. Ma le Azari mischiano sempre religione ed esercito. È una cosa insolita. Anche perché la dottrina di Ateim ha ben pochi fedeli. C'è qualcuno? Dove sono gli scienziati? Qui c'è qualcosa che non va. Diamo un'occhiata in giro. Forse uno di questi manufatti è quello che cerchiamo. E questo cos'è? Lo scudo della dea Ateim. La leggenda vuole che l'abbia usato per proteggere Tessia dalla furia dei cieli. Credo che i nostri antenati abbiano interpretato in quel modo una pioggia di meteoriti. Si trattava di un asteroide. L'abbiamo deviato. Vuoi dire i Protean? Ma questo significherebbe che Ateim... Non è ciò che voi credete che sia. Continuiamo a cercare. Che sia questo il manufatto? Non credo. È la spada della dea Ateim.
Secondo il mito l'ha impugnata contro gli dei invidiosi che minacciarono i nostri antenati. Si trattava della razza degli Ouravores. Tessie aveva enormi risorse. Vi abbiamo protetto da loro. Vorresti insinuare che i Protean sono intervenuti nel nostro passato? Non è solo un'insinuazione. Trovo strano che i tuoi scienziati abbiano abbandonato il proprio pianeta. Non lo farebbero mai. Manoscritto? Che ne dici di questo? Una pagina di uno dei nostri primi testi di carattere religioso. Il Codex di Ateim. Non mi aspetto molto. Descrive il modo in cui Ateim ha insegnato la matematica ai nostri antenati. Prima contavate solo con le dita. Ci ha mosso la compassione. Ci sono un po' troppe insinuazioni, Javik. Cosa vorresti dire con questo? Questo? Qui, forse? Non credo sia qualcosa di utile. È Janiri, la guida di Ateim, che ha portato la conoscenza su Tessie moltissimo tempo fa. Questo è evidente. E non noti la somiglianza? Non era il servitore di una divinità immaginaria. Era un Protean. Sì, stavolta devo dire che ha ragione lui. Cosa mi sai dire di questo oggetto? Un frammento del Codex. Non è quello che cerchiamo. Parla di come la guida di Ateim, Janiri, ha donato dei semi alla mia gente, insegnando loro in quali stagioni piantarli e coltivarli. Non volevamo che moriste di fame. E questa? Un'altra pagina del Codex. Dubito sia quello che cerchiamo. Descrive Lucen, la guida di Ateim, che ha svelato le stelle ai nostri antenati. La tua era una specie dal grande potenziale. Peccato non sia stato concretizzato. Che sia questo il manufatto? Non credo. È una scultura di Lucen, uno dei servitori di Ateim che hanno diffuso la conoscenza fra i miei antenati. Non era il servitore di una divinità immaginaria. Era un Protean. Ma non ne avevate già parlato prima? Avete delle statue fotocopia? Un'altra pagina del Codex. Non penso sia utile. Narra come la guida di Ateim ci abbia donato i poteri biotici come ricompensa per la sua adorazione. Quel dono ha richiesto molti anni di ricerche genetiche. Io faccio fatica ad accettare tutto questo. C'è altro? Mi sa di no. Ah no, aspetta un attimo, sì che c'è qualcosa. Immagino che questi siano gli scienziati. Cosa abbiamo qui? Un'immagine primitiva che ritrae la dea Ateim mentre parla alle sue seguaci Asari. Non credo che questo sia il manufatto. Ma uno dei vostri miti che ricorda molto da vicino i Protean. Quello che lasci intendere è incredibile. Eravamo qui, fin dall'inizio, a guardarvi crescere. Ateim, eravamo noi. È di nuovo la dea Ateim. Puoi non crederci, ma questo non cambia la verità. Le loro gole. Che cosa gli è successo? Sono state tagliate. Non sono stati i razziatori. Sembra che dovremo arrangiarci da soli. E questa chi sarebbe? La dea Ateim stessa. È una reliquia dell'antica fede. Allora perché Ateim conosce l'idioma Protean? Che vuoi dire? Qui c'è qualcosa. Lo percepisco. In questo tempio. Ammetto che è strano che questo luogo sia conservato così bene. Tuttavia, Ateim ha una grande importanza storica. Un tempo credevamo che i nostri dei fossero separati dal mondo e vegliassero. È un'energia universale da cui... Qui c'è una sonda Protean. Cosa? Ne sei sicuro? Non è una cosa che si dimentica. Ma perché nasconderla? Potere. Influenza.
La tua gente ha accumulato le conoscenze della mia specie per il proprio tornaconto. Non può essere. Non posso credere che la mia gente nasconda una cosa del genere. Questo spiegherebbe perché le Asari sono tanto progredite. Questo tempio ha migliaia di anni. Abbastanza per fare grandi progressi. Non possiamo dimostrarlo. Anche un'esigua quantità di dati potrebbe aver avvantaggiato la tua specie. Oppure ti offende il fatto di esserne stata tenuta all'oscuro. L'umanità ha scoperto la tecnologia dei portali tra le rovine di Marte. E noi la ereditammo delle rovine degli Inusannon, i nostri precursori. Per secoli fu tenuta segreta. Beh, allora le Asari avrebbero dovuto condividere queste conoscenze. Forse ora le cose sarebbero diverse. Questo non puoi saperlo, Shepard. Non sappiamo nemmeno cosa stia succedendo qui. So solo che abbiamo poco tempo per scoprirlo. I pochi dati a cui posso accedere riguardano l'estrazione di flussi di dati Protean, la ricostruzione di matrici, anche se io non ne vedo. Io sì. Il processo di attivazione è iniziato. Per la Dea, è il caso di dirlo. Guardiamoci intorno, devono esserci altre connessioni. Incredibile. Sembra che la sonda ti abbia scambiato per un Protean, Shepard. Deve essere opera del cifratore che hai trovato su Ferus anni fa. Oppure potrebbe essere per il Protean che hai accanto. Beh, in effetti. Continuiamo a cercare. Qui niente connessioni. La fine della guerra è prossima. Troviamo ciò che ci serve. E uno. Sembra avere fatto il suo dovere. Non sembra una connessione. Non è ciò che ci serve. Non riesco. Là, ce n'è un'altra. Non è non ancora completa. Una connessione. Continuiamo a cercare. Questa non è una connessione. Attivazione completata. Ora possiamo accedere alla sonda. Dobbiamo sbrigarci. Questo posto non... reggerà molto a lungo. Recupero coordinate temporali. Attendere. Epoca determinata. Ciclo post-protean confermato. Uno dei nostri computer. Rilevata presenza razziatori. Questo ciclo galattico è già prossimo all'esaurimento. Arresto sistema in corso. Aspetta! Cerchiamo risposte. Riguardo a cosa? Al catalizzatore. Dobbiamo scoprire cos'è per completare il crucibolo. Un ricordo di un mio simile. Io sono Vendetta, sofisticata ricostruzione virtuale di Pashek Vran, supervisore del progetto che tu chiami Crucibolo. Morì combattendo i razziatori nella battaglia di Tranbir 9. Anche il vostro tempo sta per scadere. I Protean erano tutti così cupi. Cosa accadde al Crucibolo? Perché i Protean non lo adoperarono? Venimmo sabotati dall'interno. Una fazione voleva controllare i razziatori invece di distruggerli. Il nostro sforzo bellico ne risentì. Poi scoprimo che i separatisti erano stati indottrinati. L'ho sempre sospettato. Ora abbiamo proprio lo stesso problema. I nostri studi storiografici hanno dimostrato che il tempo è ciclico. Molti elementi si ripetono. Come gli attacchi dei razziatori? Non solo. I picchi evolutivi, le rapide derive della civilizzazione. Ogni ciclo esprime gli stessi conflitti, per quanto in maniera diversa. La reiterazione è troppo evidente per essere frutto del caso. Pensavamo fosse uno schema determinato dai razziatori. Probabile, ma ritengo che essi ne siano soltanto gli esecutori. Non lo controllano. Allora chi lo controlla? Ignoto. La sua presenza è stata ridotta, non rilevata. L'unica certezza è la sua intenzione. L'annientamento galattico. Questo è il destino che vi attende. C'è ancora speranza per questo ciclo.
Dobbiamo sapere cos'è il catalizzatore. Sono in gioco miliardi di vite. Sono sempre in gioco miliardi di vite. Se i razziatori sono giunti per terminare il vostro ciclo, è tardi discuterne. Possiamo interrompere il ciclo. Abbiamo trovato il vostro progetto del crucibolo. Lo stiamo costruendo. Il crucibolo non è di progettazione Protean. È il prodotto di innumerevoli cicli galattici che coprono milioni di anni. Ogni ciclo ha dato un contributo, migliorandolo. Ma finora nessuno è mai riuscito a usarlo per fermare i razziatori. Allora noi saremo i primi. Spiegaci cos'è il catalizzatore. Presta ascolto, l'umano. È affidabile. Tu sei uno di noi. Un Protean. L'ultimo. Ormai solo io posso vendicare il nostro popolo. La tua missione mi era nota. Ritieni che il ciclo attuale possa produrre l'esito di cui parli? Ci sono guadagnati il diritto di provarci. Dici cosa dobbiamo sapere. Se avete seguito i piani del crucibolo, mi interfaccerò con i vostri sistemi e vi assisterò con il catalizzatore per... rilevata presenza di indottrinamento. Attivazione protocollo di sicurezza. Tu hai ucciso gli scienziati. Cosa vuoi? La tua attenzione. Qualcuno vorrebbe parlare con te. Shepard. Come hai scoperto questo posto? Gli archivi. O forse la tua ombra si è lasciata sfuggire qualcosa? Vieni fuori, non mi sfuggirai. Hai talento, dottoressa Zoni. Ci hai aiutati a scoprire la chiave per soggiogare i razziatori. O distruggerli. Dannazione, Shepard. Distruggere i razziatori non porterebbe a nulla. Neanche alla pace. Loro vogliono controllarci. Riflettici. Potrebbero annientare ogni forma di vita se solo lo volessero. Non resterebbe niente. Credi davvero che i razziatori possano darcelo? O che tu possa costringerli a farlo? Io li conosco, Shepard. So come pensano. Forse conosci il nemico un po' troppo da vicino. No. Sto solo dicendo che hanno ragione. Perché uccidere quando si può controllare? Hai passato troppo tempo con il nemico. Ti stanno trascinando dalla loro parte, verso il loro modo di pensare. No. Io vedo le cose diversamente. Se tenessi all'umanità, smetteresti di combattermi. Ti uniresti a me. Non dubitare delle mie intenzioni. Per l'umanità ho sacrificato più di quanto tu creda. E non pretendere di conoscermi. I miei metodi nei confronti dei razziatori sono semplicemente più raffinati dei tuoi. Hai rinnegato i tuoi ideali. Cerberus doveva essere la spada dell'umanità, non un pugnale nella sua schiena. Molto suggestivo, ma ti ostini a non capire. La realtà è più grigia di quanto tu non voglia ammettere. Con i dati Protean in questa sonda posso porre fine al conflitto, una volta per tutte. Con me o contro di me, bianco o nero, non esiste il grigio. Direi proprio di no. Lang, il comandante ha qualcosa che mi serve. Prendiglielo. Poi portami i dati. Subito. Bastardo, vendicherò Tain. Fatti sotto, vigliacco. Sono stato colpito. Coprimi mentre ricarico. Okay. Che vigliacco. La navetta. Cerchiamo riparo. Penso io. Slow! Colpitelo, colpitelo! Ti credevo molto più veloce, Shepard. Devo ricaricare, coprimi! La navetta sta per attaccare. Giù! Niente ricarica stavolta. Ora Shepard è mio.
Hai finito di divertirti, Shepard? Sai che ogni bel gioco dura poco. Tutto ciò può finire in un solo modo. Fuoco sulle colonne. Cerberus ti ringrazia per l'impegno profuso. Shepard, resisti! Qualcuno su questa frequenza? Qui è il tenente Curin, la mia squadra è in trappola! Qui, Shepard, dateci la vostra posizione. Ripeto, c'è qualcuno su questa frequenza? Vi sentiamo, dateci la vostra...